Pilota su a base! Mi preparo al decollo! Miau! Che diamine! Miau! 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 Sto mettendo la carta da parati, potresti... Oh, mi dispiace, papà! Non posso aiutarti in questo momento! Devo andare a portare il giornale al nonno! No, volevo chiederti di non metterti tra i piedi mentre... lavoro. Ecco il tuo giornale, nonno! Oh, grazie, Su! Nonno, perché prendi il giornale tutti i giorni? Perché ogni giorno è diverso! I giornali ti dicono tutto ciò che è successo il giorno precedente, come chi ha vinto la partita di calcio e cosa sta accadendo nel mondo. E come fanno a saperlo? Ci sono persone che lavorano per i giornali, si chiamano giornalisti. Vanno alla ricerca di notizie interessanti, poi le scrivono e le fanno stampare sul giornale. Vedi? Come questa. Barker acciuffa i ladri. Questo è il titolo. Qualche parola che attira la tua attenzione per farti continuare a leggere. Ieri notte dei ladri si sono introdotti nel museo della città, ma un abitante del quartiere, la signora Primrose Smedley, stava passando di lì con il suo adorato cane, Barker. Quando i ladri sono usciti dal museo con un quadro di valore, Barker ha subito impedito loro di fuggire finché non è giunta la polizia ad arrestare i criminali. Senza Barker, ha detto il signor Unwin, direttore del museo, avremmo potuto perdere un'inestimabile opera d'arte. Ma il coraggioso Barker ha impedito la sciagura. Wow, ottimo lavoro, Barker! Sì, ci sono molte altre notizie come questa sul giornale, anche se la notizia più importante, ovviamente, è quella in prima pagina. Sai, anch'io vorrei diventare un... come hai detto che si chiama? Giornalista? Sì, un giornalista! Vorrei fare questo lavoro quando sarò grande! Non c'è bisogno di aspettare tanto. Ti basta avere un blocco per gli appunti e una matita. Potresti fare uscire il tuo giornale anche oggi stesso. Sì, potrei farlo! Il Corriere di Su! Che bello! Oh, Su, prima di iniziare il tuo giornale, potresti portare alla bisnonnina i guanti che le ho cucito? Subito, nonna! Devo solo trovare prima un blocco per gli appunti da giornalista! Bisù, come mai vai tanto di fretta? Sono a caccia di notizie per il Corriere di Su! È il mio nuovo giornale! Oh, che bella idea! Bene, spero che troverai qualcosa di interessante! Ok. Oh! Ah, la mia prima notizia per il giornale! Uccellino verde diventa bianco! Che ne dici di Uccellino verde costringe la mamma a ricominciare da capo a fare la torta? Ecco, mi sembra più carina la mia notizia. Oh, Pock! È successo un guaio, papà? No, per un pelo. Pock ha sbattuto contro il barattolo della colla e per poco non lo rovesciava. Poteva provocare un vero disastro. Sfiorato il disastro durante i lavoretti di papà. Sì! Sarà proprio un bell'articolo! Su ha fondato il suo giornale. Oh, capisco. Anzi, per niente. Perché, Pocca? Voglio dire, come ha fatto? Non c'è tempo per le spiegazioni. Devo trovare altre notizie per il mio giornale. Mamma, posso andare a vedere se è successo qualcosa al signor Zoe? Sì, vai pure, Su.
No, non mi viene in mente niente di interessante, Zoo. Forse quella consegna del patè di pesce dal sapore strano. No. Ce l'ho io una notizia per il tuo giornale, Zoo! Ieri sera, quegli alieni sono arrivati sulla Terra dal pianeta Sbig e mi hanno risucchiato sulla loro navicella e erano tutti verdi e melmosi avevano questi enormi occhi rotondi e tentacoli. Zack, non è che per caso stai confondendo la tua storia con il film che abbiamo visto insieme ieri sera? Beh, forse... Io volevo soltanto aiutarlo. Beh, grazie, Zack, signor Zoe. Adesso devo andare. Mi servono altre notizie per il Corriere di Zoo. Quante ne abbiamo trovate finora? Non tante, veramente. Questa potrebbe essere una notizia interessante. Ma Signia, tesoro, calmati. È solo un... verme! Un viscido e strisciante verme rosa! Io odio i vermi! Fa qualcosa, bambino! L'ombrico semina il panico nel parco. Sì! E potrei anche metterci un disegno. Allora, Pock, che ne pensi? Non sembra un verme molto feroce, vero? Grazie per averci dato una mano. Ho detto alla bisnonnina che l'avrei accompagnata al negozio a fare compere. Oh, ciao, Su, tesoro. Come procede l'idea del giornale? Ecco, ho trovato qualche notizia, nonna. Uccellino verde cambia colore, sfiorato il disastro durante i lavoretti di papà, invasione aliena, o quasi, l'ombrico semina il panico nel parco. Ma ancora niente di veramente interessante. Oh, cielo! Bisnonnina? Il mio montascale! Sono bloccata! Tesoro, il montascale della bisnonna... Aiuto! Bisnonnina, resisti! Torno subito con i miei attrezzi. Sembra ci siano guai anche al piano di sotto. Oh, cielo! C'è stato un incidente? Si è fatto male qualcuno? Credo di no. Ci è mancato poco. Domanda sciocca, in effetti. Cos'è successo? Non lo so, ma qualunque cosa sia successa, ora ho la mia notizia. Scompiglio in casa, quando il montascale della bisnonnina si è bloccato a metà strada. Che cosa è successo di sotto? Oh, niente di cui preoccuparsi. Forza, sarà meglio dare un'occhiata al tuo montascale. Vediamo. Ecco che cosa ti ha bloccata. Zoo sarebbe dovuto passare prima a portarti i guanti. Oh, sarebbero quelli? Questa notizia sarà sicuramente sulla prima pagina de Il Corriere di Zoo. Mi serve solo un titolo. Che ne pensi di bisnonnina bloccata da un lavoro a maglia? Li avrai fatti cadere sulla rotaia del montascale nella fretta di diventare giornalista. Oh no, è tutta colpa mia. Oh, mi dispiace tanto. Credo sia stato l'entusiasmo a farteli dimenticare, nient'altro. Zucchero, ho saputo che sei diventato un giornalista. Perché non mi mostri le notizie che hai trovato? Certo, bisnonnina. Prima però devo aiutare a risolvere il guaio che ho combinato. Chiedo scusa a tutti. Oggi un'intera famiglia è stata coinvolta in un incidente per un guanto caduto sul montascale, per la distrazione di una giovane zebra. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la situazione si è subito risolta. Questo articolo è davvero molto molto interessante, Zoo. Credo che il giornalista meriti un po' di fragole e qualche biscottino. E questo...